Ciao a tutti e benvenuti in Domotics Duino, il mio canale che si occupa di domotica in maniera molto semplice e di OpenHAB, l'ottimo software di home automation gratuito open source. Mi sono reso conto che ho pubblicato più di 200 video su YouTube su questo argomento e però non ci ho mai messo la faccia e non mi sono mai presentato, quindi credo che sia arrivato il momento di cambiare un pochino il format dei miei video e ogni tanto metterci la faccia in prima persona. Mi raccomando, se questa cosa vi fa scappare, ovviamente ditemelo perché torno al format precedente. A parte gli scherzi, giusto una piccola introduzione su chi vi parla davanti allo schermo. Io mi chiamo Marco, sono un ingegnere informatico libero professionista e mi occupo principalmente di sviluppo software e consulenza aziendale. Mi ritengo abbastanza fortunato perché considero il mio lavoro anche un hobby. Ho naturalmente tanti altri hobby, come probabilmente si può capire dagli oggetti che ho dietro alle mie spalle, e uno di questi, il principale in questo periodo, intuibile anche dal tipo di video che faccio su YouTube, è la domotica e in particolar modo OpenHAB. OpenHAB che ho conosciuto nel 2017 dalla versione 2 e da quel momento non l'ho più abbandonato e l'ho portato avanti a suon di upgrade fino alla versione 3 e alla versione 4, appunto all'ultima versione adesso che è la 4.1. E a tal proposito, proprio con la versione 4 volevo iniziare una serie di video pillole per affrontare nel modo più semplice e diretto possibile i vari argomenti relativi ad OpenHAB, dalla scelta dell'ambiente di installazione all'installazione vera e propria nelle varie tipologie, alla prima configurazione, all'utilizzo base fino ad arrivare ad un utilizzo un pochino più avanzato, ovviamente tutto compatibile con le mie conoscenze. Quindi l'idea è quella di creare con dei piccoli video una specie di FAQ in modo tale che l'utente, anche che si approccia per la prima volta a questo mondo, riesca senza dover troppo impazzire ad effettuare delle operazioni per poter installarsi e configurarsi un home automation system fai da te. Ovviamente poi ci potrebbero essere anche degli argomenti un pochino più avanzati, ma l'obiettivo è proprio quello di tenere i video corti e il più semplice possibile, anche se l'argomento risulta essere un pochino più complicato. Mi farebbe piacere avere un feedback su questo argomento, quindi su questo mio progetto che voglio iniziare, per capire se possa essere considerato interessante e utile e soprattutto anche da parte mia per avere lo stimolo di cominciarlo e portarlo avanti nel migliore dei modi. Per me sapere che lo sforzo che faccio possa tornare utile a qualcuno per approcciarsi e avvicinarsi a questo mondo mi dà lo stimolo per continuare a farlo. Ovviamente sono aperto a indicazioni e quindi se avete piacere, avete voglia, potete lasciarmi dei commenti con indicazioni su come portare avanti il progetto e che tipo di argomenti trattare. Ovviamente ci saranno degli argomenti base che tratterò sicuramente, come appunto l'installazione, la prima configurazione e i concetti base che bisogna conoscere per poter configurare al meglio OpenHAB. Detto questo, la smetto di annoiarvi e chiudo, e per chi vorrà ci vedremo sul canale con l'inizio di questo progetto e parallelamente anche altri video simili a quelli che ho già pubblicato precedentemente. Ciao a tutti!